E vi faccio vedere subito, anche perché cioè, mi preso il raptus, neanche io più sapevo cosa prendere, cosa non prendere. Allora, delle amiche mi hanno consigliato un negozio dei, noi li chiamiamo dei cinesi, anche se ormai gestisce cliente. E niente, cioè, io sono entrata, mi sono persa, mi sono quasi persa, corsie, un labirinto, il Natale, la creatività, c'era tutto. E quindi adesso svuoto tutto con voi. Volevo iniziare da quello che sarà, secondo me, per voi il sacchettino un po' più noioso, diciamo. Come sapete, ho avuto per il mio compleanno la fustellatrice Big Shot e quindi ho acquistato un bel campionario di gomma Eva e anche un po' di feltro. Mi manca il feltro rosso, però vabbè. Allora ho preso la gomma Eva glitterata verde. La gomma Eva bianca, purtroppo glitterata non c'era, però c'è l'argento. La gomma Eva bronzo, amo questo colore. La gomma Eva glitter rossa, ne ho prese due perché siamo sotto Natale. E il feltro naturale, grigio tipo. E infine la gomma Eva glitterata oro, molto accesa. Allora, questi fogli misurano 40x60, costano 1 euro l'uno, sono ottimi, soprattutto perché anche il filtro è di buona qualità, è abbastanza spesso. Chiamiamolo panno Lenci, filtro no, è rigido, resta in piedi, quindi non credo sia panno Lenci semplice. E ho in mente un sacco di progettini. Per ora io sto facendo delle creazioni per il mercatino scolastico, vorrei fare, ma anche per personale da vendere. Per ora mi stavo concentrando sugli accessori per capelli perché non ho molte fustelle. Ma il mio Amazon praticamente penso che bolle ultimamente e riceverò una montagna di fustelle durante il mese di dicembre. Sempre se la dogana alcune me le sblocca. Poi, sempre in questo sacchetto abbiamo uno zerbino natalizio. Purtroppo avevo un po' di fretta, ce n'erano tantissimi. Io non li ho guardati proprio tutti, quindi ho fatto una scelta non sapendo che ghirlanda mettere fuori perché la devo creare io. Ho preso alla fine questo, ho pensato ai bambini, questo con le immagini dei giochini. Io non addobbo tutta la casa, lo sapete, non ho mai messo lo zerbino natalizio, forse i primi anni che abitavo qui, quindi una cosa come 12 anni fa, ma quest'anno l'ho preso anche perché l'ho pagato soltanto 4 euro ed è carinissimo e molto grande. Ultimo ma non ultimo, poiché c'è scritto Serena. Vabbè, a una delle mie sorelle ho fatto una scatola con più pensierini per lei e per il marito, vabbè, quindi si capirà quale sorella è. I pensierini li volevo incartare singolarmente, ho preso i sacchetti, oddio che riflesso che fanno metallizzati. 8 sacchetti per 1,50 euro. La prima busta è andata. Non c'è soltanto roba natalizia, eh. Apro la seconda. Ah sì, ho acquistato questa spazzola per i bambini che mi piaceva un sacco, con dei dentini arcobalenati. La voglio un attimo pulire prima di dargliela. Un altro cerchietto nudo semplice bianco, perché sto facendo, poi ho detto, i cerchietti per Giordana con le fustelle. Vabbè, le cannucce mi servivano perché non mi sono ancora arrivate quelle in silicone. Giordana non riesce a bere il latte dalla tazza ancora. Non volevo comprarle più per il discorso plastica, però purtroppo finché non mi arrivano quelle in silicone con lo scovolino lavabili, anche quelle da Amazon chissà quanto ci vuole. È perché io le avevo viste da D-Mail, ma costavano un botto, 6 cannucce 10 euro, io invece le ho pagate 2,80 euro. Quindi pacco di cannucce. Ah, la spazzola veniva 2, io dove ci sono i prezzi ve li dico. Poi che cosa abbiamo? Mollette non sono il massimo, queste sempre barrette su cui puoi attaccare le cose che produco io. Uno schiaccianoci in legno, questo se non sbaglio veniva 1 euro. Troppo carino, ora sono in fissa con lo schiaccianoci da quando me l'ha regalato Vittorio per il compleanno. Cordino glitterato rosso per attaccare i tag ai regali, che poi farò io quando trovo il cartoncino. Ecco, quello dimenticavo di comprare. Ah sì. Questa è veramente una sciocchezza. Ah, suona pure. 1,50 euro il telefono finto a Giordana. Le piace fingere di fare le telefonate. Come quasi tutti i bambini. Aspettate che mi siedo, eh. Metto un attimo via queste cose. Ecco qua. Mi vedete un po' più bassa, ma mi vedete ancora. Io poi vi alzo tutto. Ah, sì. Ho sempre problemi con gli scolapasta. Lo scolapasta in metallo di Ikea, fatto da ruggine, anche se l'avevo usato sì e no 3 volte in croce. Alcuni di voi mi hanno detto che è capitato anche a loro, scadentissimo. Quindi ho uno in plastica molto piccolo e per quando faccio quantitativi di pasta più grande, io lavo le verdure, qualcosa così, stavo utilizzando il cestello della centrifuga.
Però una grana molto grossa, quindi a volte gli spaghetti tipo si perdevano. Io ho preso questo qui in silicone. Io mi sto dando al bianco, sapete, ho eliminato un po' il rosso dalle cose interne della cucina. Questo è bianco, è tipo un beige grigio tortora, va bene sempre, dai. Io comunque sto acquistando accessori in bianco e in legno. È della stessa linea, suppongo. Un set di taglieri con un coltello che fra l'altro io ho già in rosso. Vi dico la verità, poiché lo uso pochissimo perché preferisco i coltelloni di IKEA, io lo vado proprio a buttare quello rosso, tanto è vecchissimo, e mi tengo questo. Spero che lo vediate, anche il coprilama. 5,70 euro, due taglieri. Allora, io opererò due taglieri molto piccoli di legno, più piccoli di questo di IKEA. Sono belli e cari, ma li tengo quasi per bellezza, per del pane. Non li uso per frutta che cola, perché essendo legno poi si possono sì un po' lavare, ma sommariamente. Ne ho soltanto uno identico a questo, tutto bianco d'IKEA, che si sta ingiallendo, quindi penso di sostituirlo con questo, ma in più vado a guadagnare un tagliere di forma più piccola per qualunque altra cosa, la frutta per me, per la dieta, cose così. Continuiamo. Ho preso, vabbè, ho 1,40 euro l'album da disegno per Vittorio, per arte, quelli morbidi a lui servono, ma non bene, anche i fogli della stampante, basta che non sono riquadri. Poi ci sono, ah sì. La ghirlanda in polistirolo, dimensione media, 1,50 euro. Il mio desiderio è quella di rivestirla o di agrifoglio o di lana e poi attaccarci, se mi arrivano, in gomma Eva, le figure natalizie, pupazzino di neve in bianco, l'albero di Natale in verde con la gomma Eva glitter, però speriamo arrivino per tempo. Io tra l'altro volevo decorare la casa il 1° dicembre, la domenica prima dell'8, così per farlo un po' prima, appunto perché arriva dicembre, ma ahimè Vittorio è dal papà, quindi può darsi addirittura che questo weekend ci prenda la smania, tanto saremo al 24-23 di novembre e magari decoreremo già la casa, non lo so. Un altro schiaccianoci, in realtà volevo posare quello di legno perché quando ho visto questo era molto più carino, mi pare veniva 1,70 euro, ma è questo di legno. Anche in parte glitterato, non l'ho preso in colori strani perché il mio albero è bianco e rosso da anni. C'è un altro cordino, questo è per un'altra creazione che volevo fare, una cosa molto carina se riesco. Poi le vetrofanie, i bambini hanno tanto tanto apprezzato le vetrofanie per Halloween, quindi gliele ho prese anche per Natale, 1 euro l'una. Ho scelto il classico Babbo Natale perché ce n'era una montagna, non le volevo troppo grandi, troppo complicate da comporre. E i pupazzetti di neve che poi sarebbero loro, questo più grande è Vittorio, questo piccolino col fucsia, quindi un po' più minuzia, potrebbe essere Giordana. E diciamo che come dimensione sono simili, quindi cioè, fanno un bel set tutti insieme, messo da parte. Ultimo sacchettone, mi sa che è il più bello perché vedo delle cose assurde, c'è una cosa che amo, 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 vedrete. Vabbè, carta da regalo, mi piace impacchettarli tutti uguali, i regali che faccio ai miei parenti. Poi questo, guardate. Allora, ho 1,52 euro, non sto scherzando. Candy cane gigante. Io non so dove lo metto, vi dico la verità. Non mi serve, però mi piace. Questa è una di quelle cose che amo. Poi, io sotto l'albero di Natale ho due orsacchiotti che non sono completo. Uno purtroppo gli manca un orecchio, scusate, perché l'ha mangiato Romeo quando era cucciolo. L'altro ha un po' di glitter, non è di quello della solita linea che si trova nei negozi. Quindi cozzano un po' fra di loro perché sono diversi. Ho deciso di spostare il glitter in camera dei bimbi, dato che è loro, e di andare ormai a sostituire quello con l'orecchio rotto, anche se mi dispiace. E quindi sono andata ad acquistare due animali per il mio villaggio polare. Ah, no, ragazzi, aspettate, ha perso un orecchio questa povera. Non la posso portare indietro perché era sana, sono stata io, sicuro. Vabbè, ci metterò un po' d'attac comunque. La volpe l'ho pagata 5 euro, sapete che Vittorio ha la fissa delle volpi e a 10 euro io ve la lascio qui, ecco, regge ancora. Invece ho preso l'orsetto che è caduto, cioè l'orsetto che è capriolato per terra, un po' bello. Comunque 10 e 15, comunque un prezzo molto accessibile. Ci siamo, abbiamo finito. Ultimo sacchetto era bello e sostanzioso, no, c'era un'altra cosa ma non c'entra niente. Mi sono presa le ciabatte, queste fuori, da un altro negozio, le ho pagate 5 euro. L'importante per me è che sono gommate sotto e non spugnose, tipo di pelliccia, morbide, tipo da doccia, perché il pelo di Romeo altrimenti non si toglie più. Purtroppo c'erano 36-37 e 38-39. Avendo io un 37-38 ho detto che faccio, mi attacco al tram.
E invece no, praticamente mi hanno... Guardate. No, guardate. Mi hanno detto che vanno bene. Io spero che questo mega shopping vi sia piaciuto. Ovviamente la casa la vedrete quando sarà. Io devo andare a una riunione. Non sto molto bene purtroppo perché mi avrei fatto male qualcosa che ho mangiato. E quindi ho detto, mo passo a casa, giro al volo. Purtroppo vedete c'è tutto sotto sopra. E così magari, non so, mi prendo qualcosa, prendo la pillola, le mie cose e poi riscendo. Ho fatto questa piccola deviazione per non tenere la roba in auto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciuti questi acquisti, ma soprattutto volevo dirvi che niente, mi sta impazzando la cosa del Natale, quindi mandatemi sulla mia pagina Sere Princess, si chiama ancora così, di Facebook, oppure sui direct in Instagram le vostre decorazioni, che io se volete le posto volentieri con il vostro nome, così vi mando un saluto. Un bacio e ci vediamo al prossimo video.